Ben trovati a Tutto il bello che c'è. Fare squadra è sempre una bellissima esperienza, ancor di più quando i singoli sono tutti fuori classe. Stiamo parlando dei maestri dell'Intarsio che dopo secoli di indipendenza hanno deciso di unirsi su un unico portale per poter far conoscere e vendere le loro opere all'estero, in questi tempi dove gli spostamenti sono più difficili. E per i costi del sito hanno già fatto squadra. Non saranno i mesi del lockdown a cancellare secoli di sapere tramandato di generazione in generazione fino ai maestri d'oggi, ultimi custodi dell'arte dell'intarsio del legno a Sorrento e in tutta la penisola sorrentina. L'emergenza sanitaria li ha tenuti isolati, come tutti, e nel loro caso lontani dalle botteghe. Alcuni non hanno ancora riaperto, le loro sapienti mani sono distanti dagli attrezzi da lavoro. Dai nostri centri storici stanno scomparendo tante piccole botteghe di artigiani, al loro posto negozi che spesso nulla a che vedere con la nostra cultura. Figlia della distanza, l'idea che 30 artigiani, intarsiatori, ma anche ceramisti, non solo di Sorrento, ma provenienti da tutta la Campania, hanno avuto, unirsi nel periodo più drammatico della crisi e mettere all'asta online 30 opere nell'ambito dell'iniziativa Salva l'arte e mettila da parte. Con i fondi raccolti che andranno su un conto corrente messo a disposizione dalla Fondazione Sorrento, lavoreremo su progetti che mirano a tramandare e a salvaguardare le arti e i mestieri di questa terra. Il primo progetto a cui lavoreremo è una strada virtuale, lungo la quale il navigatore avrà la possibilità di entrare nelle nostre botteghe, conoscere noi, i nostri prodotti, le nostre storie. L'asta, che ha il supporto della Fondazione Sorrento, partirà il 20 giugno e andrà avanti per un mese fino al 20 luglio sul sito www.salvalarteemettiladaparte.com. Testimonial il magistrato anticamorra Catello Marisca. La bellezza è l'unica nostra speranza, la bellezza salverà il mondo, disse qualcuno. E quindi stiamo vicino agli artigiani sorrentini, stiamo vicino alle bellezze della nostra terra, salva l'arte e mettila da parte. La bellezza è l'unica speranza, dunque, ma gli artigiani di Sorrento guardano con fiducia anche ai giovani, ai quali vorrebbero trasmettere conoscenze. Il progetto più ambizioso è quello di avvicinare, attraverso le scuole, le nuove generazioni alla manualità e all'artigianato, per far sì che tutto questo possa continuare con le mani ed il cuore di altri. Se avete una bella storia, scriveteci su Facebook a Tutto il bello che c'è. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con una frase dello scrittore americano Napoleon Hill. Ciò che la mente può concepire e credere può realizzarlo. It might seem crazy what I'm about to say.